Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di X Show. Come sicuramente ricorderete, la prima puntata, Rapimenti Alieni, abbiamo dovuto sospenderla a causa delle minacce ricevute. Per questo, l'argomento che tratteremo questa sera è completamente diverso, anche se all'apparenza gli obiettivi che ci prefiggiamo nel nostro programma potrebbero sembrare diversi, in realtà non è così. Il titolo della nostra storia, Degustazione, potrebbe farvi pensare a una storia collegata in qualche modo al vino. Deduzione esatta, ma il vino è solo il tramite necessario per condurci alla nostra vera storia. Storia di una passione improvvisa e travolgente, ma dai risvolti insospettabili. Almeno questo è quello che ci è stato riferito. Anche noi seguiremo la storia raccontata in diretta ora dagli stessi protagonisti che per ovvi motivi hanno chiesto di non essere riconoscibili e per questo i loro volti verranno oscurati. Benissimo, chiedo alla regia se il collegamento è pronto. Perfetto, possiamo iniziare. Diamo il benvenuto a X Show a Chris e Mary. Buonasera a tutti. Buonasera. Sempre per questioni di privacy, Chris e Mary sono ovviamente due nomi di fantasia. Permettetemi di ringraziarvi, Chris e Mary, per esservi concessi a darci questa vostra intervista in esclusiva per X Show. Direi che è tempo di iniziare. Raccontateci con parole vostre la serata di degustazione. Ricordo benissimo quella sera, come se fosse ora. Abbiamo appena fatto il primo brindisi all'estate. Il gusto del bianco secco e aromatico, comprato in enoteca una cifra smodata per una bottiglia di vino. Ma la serata credo proprio che lo richieda. Si diffonde rapidamente in bocca. Chiudo gli occhi per godere il più a lungo possibile della magia del momento. Fuori c'è un caldo esagerato, ma il condizionatore sta facendo un gran lavoro e la stanza è fresca, anche se l'appartamento è stato esposto al sole del pomeriggio. La penombra, quel velo di musica in sottofondo e soprattutto lei. Top scollato, pantaloncini di lino bianco attillati, scarpine aperte con tacco 12. Preannunciano una serata da ricordare. Anch'io ricordo come se fosse ora. Sì, il vino è davvero buono, fresco al punto giusto. Va giù così bene che ho il bicchiere quasi vuoto. Magari non è il mio gusto preferito, ma con quello che l'avrà pagato non è il caso che glielo dica. Si è dato poi così da fare per cercare di creare l'atmosfera giusta per la degustazione. Candele, lumini colorati e profumati qua e là, musica di sottofondo, temperatura perfetta. Adesso lui è lì con gli occhi chiusi, in silenzio, che si gode l'attimo fuggente. È quasi bello. Camicia bianca, la manica arrotolata poi è una cosa che rende gli uomini più sensuali. Pantalone scuro ha sicuramente un fascino particolare. Infonde sicurezza e tranquillità, anche se quando ride, a volte, mi sembra di aver intravisto negli occhi un non so cosa di sfuggente. Forse è anche questo a renderlo così interessante. La osservo e penso sia veramente una donna completa. Che sa bere con sapienza, senza timore di ubriacarsi. Ci siamo conosciuti una settimana prima all'inaugurazione di un wine pub di prestigio. Perciò non mi sorprende la sua capacità di reggere l'alcol e di saper apprezzare nel contempo la qualità del vino. In una settimana di incontri serali in quel locale ho imparato a conoscerla. Riesce a nascondere, con la sua naturale eleganza, un'intimità sicuramente più complessa e passionale. Anche se in alcuni momenti il suo sguardo è come se si perdesse. L'espressione diventa tenera, indifesa, quasi infantile. Veramente adorabile. La passione che provo nello stare insieme a lei è quella che mi ha fatto decidere per l'invito. Adesso che l'osservo sosseggiare, sono sicuro di aver fatto la cosa giusta.
Ecco, Chris, Mary, finora è stato un incontro tanto sensuale quanto casuale tra due persone che si attraggono come api sui fiori. Trovo molto bello e coinvolgente il vostro modo di raccontare. E amici, preparatevi, perché ora la storia si fa davvero interessante. Prego, Chris e Mary, continuate nel vostro racconto. Ricordo la nostra conversazione parola per parola. Hai un appartamento molto bello, arredato in un modo molto particolare. Penso che l'arredamento debba rispecchiare la personalità del proprietario. Allora la tua deve essere parecchio complessa. Non lo nego. Mi piace molto viaggiare, soprattutto per conoscere usi e costumi di popoli anche molto distanti dalla nostra cultura occidentale. Forse alcune parti di quelle culture mi rimangono appiccicate addosso e mi rendono complicato. Solo dagli oggetti presenti in questa stanza direi che hai viaggiato moltissimo. Hai anche un gusto estetico davvero notevole. Perché li hai messi in un modo così strano. Fuori dai soliti schemi, ma di sicuro effetto, mi piace moltissimo. Grazie. Tutti gli oggetti che vedi hanno una sola caratteristica comune. Sono assolutamente degli originali fatti a mano. Li ho commissionati direttamente all'artigiano ed ero presente mentre li realizzava. Tutti? Anche le spade e i pugnali? Assolutamente. Anche quello splendido batik appeso come una tenda. È indiano, vero? Esatto. È un'immagine originale tratta dal Kama Sutra. Ci hanno messo più di un mese per terminarlo. Veramente bellissimo. Quel vaso lassù poi è stupendo. È un'urna birmana. Serve a contenere le ceneri dei propri defunti. Caspita, un oggetto così bello costruito solo per associarlo alla morte. Noi occidentali spesso erigiamo mausolei e statue con lo stesso scopo. Vero. In effetti, preferirei pensarmi in un vaso come quello piuttosto che sotto 2 metri di terra. Assolutamente d'accordo. Anche se al momento ti preferisco qui tutta intera e osservarti bere. Piace davvero ascoltarlo. Ha un tono di voce così profondo, sensuale. La conversazione non è mai monotona o scontata e il suo bagaglio culturale è veramente di tutto rispetto. Più la serata avanza e più sono sicura di aver fatto bene ad accettare l'invito. Forse sarà anche per effetto del vino, ma mi sento sicuramente sempre più attratta da lui. Se va avanti così, credo questa volta di aver trovato l'uomo giusto. Sarebbe veramente ora, dopo tante delusioni. La sequenza dei brani musicali che ho scelto è assolutamente perfetta. Lentamente ci sta conducendo dove ho deciso di voler arrivare. Da come ha iniziato a comportarsi da qualche minuto, credo che il blando stimolante sintetico in sapore, sciolto di nascosto nel suo primo bicchiere, inizi a fare i suoi effetti. Si è avvicinata e mi ha appoggiato la testa sulla spalla mentre versavo nuovamente il nettare bianco nei nostri bicchieri. Spero che non si accorga che sto sorseggiando con estrema parsimonia. Non posso permettermi il lusso di esagerare. Il suo profumo e la vista dei seni che seguono il ritmo del respiro nella scollatura del top. Per un attimo sono tentato di lasciarmi travolgere dai sensi. Non devo forzare i tempi. Controllo a fatica la passione per non rovinare tutto. Deve aver messo qualcosa nel vino, un eccitante, credo. Anzi, ne sono sicura. Ma non importa, è un bastardo troppo adorabile. Mi ha appena preso tra le braccia e baciato, prima delicatamente, poi con passione crescente. Davvero un gran bacio.
tecnica perfetta. Poi è passato al collo. Mi rendo conto che sto per essere sedotta e spero che accada presto perché non ce la faccio quasi più. Ma non voglio togliere a lui l'iniziativa. Ho rivisto quel lampo perverso nei suoi occhi e ne sono rimasta stregata. Fantastico, fantastico! Dio, quanto mi piace questa inquadratura! Scusate se vi ho interrotto nuovamente, ma è incredibile il vostro modo di raccontare. La sensazione è di essere lì con voi e vivere questa vostra seduzione continua. Ma sottolineerei anche il grande contributo che ha dato la regia per quanto riguarda le musiche e gli effetti speciali. Ma prego, Chris, Mary, continuate in questa vostra sconvolgente storia. Le mie labbra sono a un centimetro dal suo orecchio e le dico: ti fidi di me? Avvicino la mia guancia alla sua e domando: non dovrei? Ne avresti tutte le ragioni. In fondo è il primo incontro. Rispondo mentre mi bacia il lobo dell'orecchio. Ma è come se ti conoscessi da sempre, mi ascolto dire. Vorrei proporti qualcosa di particolare. Un gioco, le dico. La sento ansimare leggermente. Dovevo aspettarmelo da una personalità complessa. Lasciami solo pensare un attimo. E senza preavviso lo bacio con una passione per togliere qualsiasi dubbio. Subito dopo mi porta verso il batik indiano del Kama Sutra, con dolcezza, ma decisione. Ormai ho le spalle contro il tessuto, la musica è salita di volume e il ritmo si è fatto incalzante. Ha spento il condizionatore o è l'eccitazione che mi fa sentire tutto questo caldo? Mi tolgo la camicia. Ho un fisico asciutto, modellato da anni di palestra, moderatamente abbronzato. Niente di sconvolgente, ma un lampo di bramosia le è transitato negli occhi. Mi spoglia con gesti precisi. Ha una tecnica di seduzione perfetta. Rimango in slipper e giseno con la consapevolezza di essere ormai perdutamente innamorata di quest'uomo. Ha un gran fisico, davvero una bella donna. Le ho bloccato le mani, i piedi, con le quattro catene fissate al muro, normalmente nascoste dal batik. Mi ha guardato con un'aria sorpresa, ma che voleva anche dire: bello, ma non metterci troppo. Sembra che sappia leggere dentro le mie fantasie erotiche più nascoste e credo sia davvero capace di soddisfarle. Ha un fascino assolutamente irresistibile. Stacco la katana dalla parete e mi fermo un attimo a osservare i bagliori rossastri delle candele riflessi dalla lama. Un momento sublime. Mi avvicino e lei cambia improvvisamente espressione. Sarà forse anche a causa del mio nuovo sorriso. È un sadico. Lo sguardo è perverso e feroce e il sorriso è diabolico. La luce tremolante di tutte le candele accese, sparse qua e là, ne accresce la durezza. Il mio lato masochista ormai lo adora, ma non posso scoprire adesso le carte, perciò fingerò e starò al gioco. Le ho mostrato il vassoio sacrificale a zecco, spiegandole che sarà quello in cui raccoglierò il sangue più tardi. E lei ha urlato. Ma hanno urlato anche gli interpreti del brano heavy metal in esecuzione, un tempismo perfetto, eccitante. Mi taglia con la lama della katana il reggiseno e gli slip, senza farmi nemmeno un graffio. Sono nuda di fronte alla sua crescente, lucida follia. Grido ancora perché capisco che il mio terrore lo eccita sempre di più. Ma è anche l'urlo liberatorio del mio amore per lui. Mai nessuno di tutte quelle che l'hanno preceduta, che ora giacciono nell'urna birmana, era riuscita a portarmi ad uno stato così avanzato di desiderio. Credo che
possa quasi essere definito amore. Peccato davvero che debba finire tutto in questa notte. Ecco, si è deciso. Mi afferra i capelli con la mano libera e mi obbliga a guardarlo negli occhi in cui bruciano passione e follia. Urlo ancora. La musica è assordante e le candele danzano. Soffoco il suo urlo con un bacio violento. È giunto il momento di liberare i sensi e le emozioni senza più alcun ritegno. Ah, che serata. Quando lui raggiunge il massimo del piacere, spezzo senza sforzo le catene, liberandomi le braccia. Quindi gli blocco la mano che regge la katana e mi avvento, mordendolo con violenza sul collo. Urla per la perfetta sintonia tra dolore e piacere, mentre io avidamente bevo dalla giugulare aperta, senza ritegno, mugolando, sommersa anch'io dall'estasi della degustazione suprema. Si abbandona tra le mie braccia, percorso ancora dagli ultimi tremiti, gli occhi chiusi e la beatitudine totale dipinta sul volto. Probabilmente non si è nemmeno reso conto di quanto è davvero accaduto. Sto aspettando che si risvegli e superi lo stupore e l'incredulità. Ci vorrà un po' di tempo prima che riesca a capire la bellezza del dono ricevuto. È vero. Ci metto un po' per ricordare e capire. Mai avrei potuto immaginare una conclusione così assoluta. Lei è meravigliosa, tenera e sensuale. Mentre mi conduce nella sua meravigliosa cripta, dove trascorreremo insieme, giorno dopo giorno, notte dopo notte, il resto dell'eternità. Io sono così frastornato dalla vostra storia, perché è una storia così... così estrema che faccio fatica anche a trovare le parole. Non mi sarei mai aspettato che questa storia fosse così oltre che un po' faccio anche fatica a crederci. Non si preoccupi, capiamo benissimo il suo scetticismo, ma le assicuro che la narrazione è stata fedelissima. Soprattutto perché le immagini e i suoni che ci hanno accompagnato sono quelli scaricati dalle telecamere nascoste nel mio ex appartamento. Mi sono sempre servite per rivivere i momenti supremi vissuti con le mie vittime sacrificali. Comunque, per sciogliere ogni dubbio, le ho inviato una mail con i link ai titoli di alcuni giornali di qualche anno fa. Parlavano della misteriosa scomparsa di un uomo apparentemente svanito nel nulla e nella cui abitazione era stata ritrovata un'urna birmana colma di ceneri umane. E l'analisi dei filmati delle telecamere nascoste e rinvenute nell'appartamento avevano rivelato come il proprietario fosse un feroce serial killer, tuttora ricercato. Vada pure a controllare. Certo, sicuramente lo farò. Ovviamente questo spiega perché voi vivete nascosti e non volete farvi riconoscere. Lei è stato redento da una storia di bramosia, passione e amore. Ma ancora non ho capito il come. Credo allora che sarebbe meglio se ve lo spiegasse brevemente mio padre, che è un po' anche il regista di questa diretta, visto che voleva conoscerlo. Mi dica come posso aiutarla, cosa ancora le sfugge. Bene, e dopo questa immagine
direi che è tutto molto, molto più chiaro. Gentile pubblico, traete voi le vostre conclusioni. Io vi do appuntamento alla prossima puntata.